Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo episodio della carriera con il Livorno. Siamo nel 24esimo episodio e oggi riprendiamo il cammino verso la salvezza che, come abbiamo visto, è molto arduo e difficile. Chiaramente però siamo a buon punto in classifica perché siamo al 14esimo posto, anche se è una classifica ancora molto corta. Però chiaramente nello scorso episodio, ma in generale nell'ultimo periodo, abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo costruito e questo me l'avete fatto notare anche voi nei commenti. Allora, in questo episodio, ragazzi, finiremo intanto il mese di ottobre giocando contro l'Atalanta e poi, beh, questa è la partita più o meno del giorno, contro la Juventus, contro la squadra più forte, o comunque una delle più forti di questo campionato. Ma visto che comunque è più o meno una settimana che non vi porto video di carriera, forse anche di più, poi non so quando uscirà questo, se uscirà prima GTA, non so nulla, però chiaramente visto che la carriera manca da un po' di tempo volevo portarvi 4 e non 3 partite. Questo è un po' più difficile, però è anche un po' più comodo perché comunque facendo in questo modo nel prossimo episodio faremo le classiche 3 partite di dicembre finendo il 2015. Quindi per il momento ragazzi andiamo a giocare questa partita all'Atleti Azzurri d'Italia, sperando di portar via qualche punto importante contro l'Atalanta. Coppa dell'Atalanta qui, Marilungo trova un po' di spazio, lasciata la difesa del Livorno, scambia con De Luca, poi va col sinistro e Abogo respinge. È regolare, De Luca entra in area, l'intervento pulito di Reed, di Bernardini, scusate ma non è finita ancora De Luca. La mette a rimorchio, deviazione di Maicon e poi il colpo di testa di Marilungo sul fondo. Parte Molina dalla bandierina, colpo di testa e ancora, sempre a Bogo, sempre in calcio d'angolo, sempre pericolosa per l'Atalanta in questi primi 24 minuti che hanno visto solamente i nerazzurri far gioco. Altro pallone dentro con i pugni a Bogo, che prova a cambiare passo, lo fa bene su Baselli che gli fa fallo, brutto da dietro, qui ci sta il cartellino, a mio parere, vediamo se l'arbitro è d'accordo. Penso proprio di sì, arriva il rosso. Mi aspettavo un giallo, invece va sotto la doccia in netto anticipo Baselli, più o meno con 45 minuti di anticipo. Cerca un pallone in verticale per Jefferson. Se vuole fare la sponda, la fa bene per Coman che arriva da dietro. Coman sta andando dentro Donsà, il pallone per Donsà che sterza, anche gelatino, Donsà da lì può provare il destro che termina largo. E ancora Livorno con Siligardi per Donzà al limite, lascia il pallone per il destro di Coman che termina alto. È un altro Livorno in questo secondo tempo. Forza ragazzi, che la possiamo vincere. Ha chiuso molto bene Lambrughi. Scatta il contropiede con Coman che si può distendere. Coman, c'è Jefferson dentro. Coman lo ignora, va da solo benissimo perché ha la velocità per farlo. Coman entra in area di rigore. Coman col destro! Kingsley Coman porta avanti il Livorno. Segna un gol fondamentale il francese. A mezz'ora dalla fine si è fatto tutto il campo e poi freddo davanti a Sportiello la mette dentro, quinto centro stagionale, è lui il nostro bomber, è lui l'uomo del momento, 1-0. Fitta il Livorno che vuole ripartire ancora con Coman, sta andando dentro Jefferson, c'è solissimo dall'altra parte, puntualmente servito Siligardi, Jefferson dentro, Siligardi va da solo, c'è campo, Siligardi in area, Siligardi fa 2-0, 1-2, micidiale del Livorno. Marilungo, poi bella persona di De Luca dentro per Molina in area di rigore, Molina mette il centro e partita che si riapre, ha segnato Carmona. In 7 minuti ragazzi è successo di tutto, 3 gol, adesso siamo 2-1, il cross dentro sul secondo palo, messo fuori, fischia 3 volte, Livorno che batte l'Atalanta a Bergamo, questa sì che è un'impresa, anche se eravamo in superiorità numerica. È un'impresa perché intanto ogni vittoria sarà un'impresa in questa stagione, ma soprattutto ragazzi sono molto contento di aver vinto questa partita perché come ho detto in avvio la condizione fisica del Livorno era precaria dopo le molte partite giocate ultimamente, ora ci sarà la pausa e poi la gara veramente dell'anno contro la Juventus a picchi. Questa è la classifica con molte squadre a 13, ci siamo noi, il Genoa e l'Atalanta. È stata una vittoria importante perché adesso chiaramente siamo anche a meno una partita rispetto al Genoa. Noi comunque la nostra impresa l'abbiamo già fatta battendo il Milan a San Siro, quindi abbiamo dimostrato di essere una squadra che queste cose le sa fare. Adesso, tra l'altro, dopo questa partita giocheremo anche con il Parma, che da quello che racconta la classifica dimostra di essere un avversario ben più pericoloso della Juve.
tanta voglia di fare, ragazzi, oggi. Coman, l'ex su tutti, è chiaro che è in prestito, spero che però possa fare bene oggi. Attenzione, quindi intanto Donnarumma subito un pallone importantissimo, si presenta nella rigore, ancora Donnarumma fino in fondo, Donnarumma la mette in mezzo con Baluli, che ha provato a deviare verso la porta di Pisacane, che oggi sarà tra i pali per la Juve. Partenza bruciante del Livorno. Per noi, vediamo un po' da questa posizione. Si può far male volendo. Allora è pronto Bernardeschi che va con il sinistro, pallone che gira, ma Pisacane la tiene lì. Juve completamente surclassata da questo avvio clamoroso del Livorno qui. Bonazzoli! Lo fa Bonazzoli, non ci credo, l'avevo vista fuori. Livorno in vantaggio, il regalo clamoroso del portiere della Juventus. E Livorno passa dopo un avvio che era stato veramente eccellente, quello che stavo per dire. Poi mi ha preceduto Bonazzoli dal gol, che conferma appunto quello che ho detto. Livorno meritava il gol in questo avvio. Il gol andava fatto perché poi la Juve la conosciamo, come conosciamo in generale FIFA 15 quest'anno. Poteva diventare fatale non segnare. Il gol abbiamo fatto, adesso proviamo a tenere questo vantaggio. Qui resiste di fisico Bernardeschi su Savic, trova il fondo, Bernardeschi va sul sinistro, il cross verso Coman, Padoin prima di lui, a rimorchio Reed. Sempre la stessa storia, grande Livorno in questo avvio. Cambia gioco dalle parti di nessuno, anzi di Bernardeschi, poi vi parlare indietro per Baluli, 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 Pisacane. Ci serve in partite del genere, di sacrificio di tutta la squadra. Occhio intanto al cross. Tu dici perché cominci a odiare FIFA? Perché ci sta, alla fine tu comunque sei inferiore alla Juventus. La Juventus sta giocando male, poi arriva questo cross di Tevez, questo colpo di testa di Marchisio che sbatte sulla traversa e Abogo fa questo. 1-1 nel terzo centro stagionale di Claudio Marchisio. Lulli viene incontro. Poi in orizzontale per Donzà, stanno avanti Reed. Ancora Donzà, c'è il movimento anche di Bernardeschi, Donzà la tiene al limite, c'è Reed completamente solo servito, Reed palla sul sinistro, prova a calciare, non calcia bene Lambrughi, in mezzo per Baluli, quindi Coman, Coman riesce a trovare lo spazio, può anche calciare, Coman, Pisacane, e poi finisce il primo tempo, ottimo primo tempo del Livorno che meriterebbe di stare in vantaggio, invece siamo 1-1 con un Livorno che però mi è piaciuto perché non ha subito il colpo dopo il gol del pareggio della Juventus, al primo tiro in porta con una papera assurda di Abogo. Siamo comunque 1-1, che è un ottimo risultato contro questa squadra. Se giochiamo anche il secondo tempo così, la possiamo vincere. Juve che parte forte in questo secondo tempo. Tevez la gira per Marroni, la di rigore, Marrone! E qui Abogo aveva fatto un'altra papera, eh. Al fondo può crossare, poi dietro per Tevez, la di rigore, scavetto e gol del 2-1. Rossetti al quinto della ripresa. Juve che va in vantaggio, un vantaggio che comunque era nell'area perché stava giocando benissimo la squadra bianconera in questo secondo tempo. Quello che ho detto nel primo tempo si è chiaramente avverato, sono squadre che se ti fanno giocare puoi metterle sotto, puoi anche fargli male. È chiaro che poi quando si svegliano alla prima occasione ti puniscono e se cominciano a giocare sono cavoli amari, così è stato. Ora Livorno che prova a tornare subito in partita con l'ottima giocata di Sicardi che trova il limite dell'area di rigore, c'è cioè dentro Coman, è servito Coman, Coman! Coman! Gol dell'ex, il 2-2, immediato! La papera di Pisacane. Qui pensavo di essere stato troppo generoso con Sicardi, è stato anche forse eccessivamente generoso il portiere della Juve. Perché qui fa una cosa proprio fisicamente impossibile, eh? Cioè, grazie FIFA perché non si è mai vista una cosa del genere. Comunque 2-2. Donsà che arriva, poi però regala il pallone a Tevez. Largo per Isla, che la rimette per la Pash. Palla dentro, 3-2. Ancora Rossetti, doppietta. Qui non vorrei dire. Eh sì. Eh sì. Purtroppo si fa valere Tevez in anticipo su Antey e questa è una cosa che mi fa un po' arrabbiare. Antey è più o meno alto il doppio di Tevez. Comunque Bonazzoli, ancora Bonazzoli, al limite Bonazzoli, serie di finte, chiuso poi. Quindi occhio a Rossetti, c'è completamente solo Marchisio, il pallone per Marchisio che mette giù il pallone, Marchisio! Ah, poco! Mamma mia! Sicardi, Tevez, cos'è? 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 Com'è arrivata la palla alla rigore, no? Porca puttana, porca puttana. Che gioco di merda, che gioco di merda, veramente.
Sono stati mezz'ora sulla bandierina, poi non si sa come la palla è arrivata dentro e niente, calcio di rigore. Entra anche Pirlo, Tevez per chiudere la partita. Dà veramente fastidio giocarle così, ragazzi, perché ti impegni, ma alla fine sei come se sai come va a finire comunque. Rincorsa di Tevez e gol. Konambocco che intuisce, la porta è bucata, il pallone esce, ma comunque 4-2 per la Juve. Ho giocato molto meglio della Juve, poi quello che FIFA decide è una cosa a parte. Sono molto contento comunque della partita che ha giocato la mia squadra e adesso credo ci sia un'altra pausa, l'ennesima. Non capisco perché così tante pause nel giro di poco tempo. Comunque dovremo giocare contro... Eh sì, la pausa c'è ancora. Giocheremo contro il Parma, che è la prima in classifica, almeno dalla classifica che abbiamo vista prima. E quindi sarà una grande partita. Giocheremo in trasferta, fortunatamente, perché in casa ormai non riusciamo a far nulla. E ok, allora diamo un'occhiata rapida al calendario, perché adesso giocheremo con il Parma e poi domenica prossima, anzi sabato prossimo, ci sarà la sfida contro l'Hellas Verona. Ok, prima di giocare contro il Parma, però, io non vorrei creare distrazioni ulteriori alla nostra rosa, alla nostra società. Il problema è che sono andato un po' a vedere gli incarichi e cosa ho trovato tra le squadre. L'Atalanta, che intanto comunque può essere una squadra più interessante del Livorno. L'Inter, che può essere una squadra ancora più interessante. Ma soprattutto, ragazzi, la Roma. Ho trovato la Roma tra gli incarichi. Voi mi avete detto in tantissimi di ricominciare la carriera con la Roma. Visto che io non ricomincerò mai sta carriera, perché non è che posso sempre ricominciare. Comunque, avevo già in mente altri progetti per il futuro, che poi verrete a conoscere più avanti. È chiaro che io una domanda per l'incarico la farei, adesso non so come funziona, quindi chiaramente non so se loro mi rispondono e io vado alla prossima stagione e quindi mi fanno finire questa oppure altro. Solo che come sapete questa al Livorno era una stagione di transazione, quindi è chiaro che io una bella richiesta, visto che può essere un possibile incarico alla Roma, la farei. E quindi facciamo la domanda per incarico. Poi vediamo quello che ci rispondono loro. Intanto comunque andiamo a giocare con concentrazione massima, perché il fatto di poter partire a fine stagione già lo sapevamo. Adesso non so se sempre se dovessero accettare partire a fine stagione o adesso, simulando tutto il resto del campionato. Spero comunque di finire questa stagione, non lo so, ma comunque la cosa importante è andare a far punti al Tardini contro il Parma. Sarà difficile, ma noi comunque dovremo impegnarci. A rimorchio Galloppa, Vicente, Musacci all'indietro per Galloppa, Pedocco ancora dentro, Pozzi! 1-0 il gol di Nicola Pozzi. Questi quando tirano ci segnano, è incredibile. A poco era partito alla grande in questa stagione, l'avevo elogiato forse troppo, e qui l'intervento, per carità, goffo in maniera impressionante, però. Poi fallo netto su Pedro Mendes, si continua a giocare con il vantaggio, con Piepini che salta senza troppi problemi Lambrughi e vuole entrare in aria, poi va sul fondo, lascia partire il cross sul secondo palo e Belfodil non trova la porta, grande occasione per il 10 del Parma. Il pallone intanto dentro per Surraco e arriva la traversa dopo la deviazione di Mirante, sarà ancora calcio d'angolo. C'è Bernardeschi ad aiutarlo largo a destra, rientra Bernardeschi, poi al limite per Baluli che calcia in porta! La deviazione è decisiva, ma il gol è di Baluli, il pareggio del Livorno al 43esimo, 1-1. Bernardeschi sale benissimo, l'assist di Bernardeschi che... Adesso vorrebbe anche un gol, va da solo molto bene. Bernardeschi al limite vuole liberare, forse ci mette un po' troppo per il tiro. Poi rimpallo il destro. Mirante arriva Coman sull'esterno della rete. Surraco aspetta i compagni. Poi vuole crossare, la mette in mezzo. Gran pallone per Baluli al volo. Deviazione! E palla sulla traversa. Anche in questo caso Baluli stava segnando con una deviazione. Surraco alla tre quarti. Surraco può puntare, entrare di rigore. È filtrato. Surraco viene in fondo. Surraco! Mirante! E poi Surraco ancora Mirante! Che occasione per il 2-1 del Livorno! Per Surraco che si gira, sta dentro rito. C'è anche Bernardeschi solissimo! Pallone per lui, Bernardeschi in aria, Bernardeschi calcia! Mirante!
la tiene lì con i piedi. Chi lancia ancora Paluli che si ferma poi col tacco per ride. C'è Coman solissimo, servito in rigore. Coman! Alla fine segniamo noi 2-1, sempre Coman. Terzo gol consecutivo. Livorno in vantaggio contro la prima in classifica. Via Viani sul pallone. Eccolo, il cross in mezzo. Pallone che si impenna. Calcio d'angolo. Via Viani, sale anche Mirante. Livorno fa un po' di danni per il respiro. La palla in mezzo. È di a poco questa. Allontana subito. La porta del Parma è vuota. Proviamo ad approfittarne. La palla ce l'hanno sempre loro però. Belfodil all'indietro. Finisce qui. Il Livorno compie l'impresa. Vince 2-1 in rimonta. In casa del Parma. In casa della prima in classifica. E questo è il Livorno che vorremmo tutte le partite. Questo però non, chiaramente non è il Livorno che possiamo avere per tutte le partite. È una vittoria comunque di cuore, perché come detto è in rimonta. È stato un grande Livorno, soprattutto nel secondo tempo, dove abbiamo capito che veramente potevamo far male. Nel primo tempo il Parma l'ha giocata molto molto meglio. Adesso direi di avanzare con il calendario, perché aspettiamo ancora la risposta dalla Roma. Vediamo un po'. Vabbè, ci sta, dai, ci sta. Ci sta, perché comunque è chiaro che noi abbiamo allenato la Fiorentina, siamo stati esonerati e ora siamo a Livorno. Chiedere una possibilità alla Roma era anche un po' eccessivo. Come detto, io non ho mai chiesto possibilità del genere, cioè da quando è nata sta cosa, prima fino a FIFA 10, che ogni anno poi cambiava squadra, lo facevo praticamente sempre. Adesso però chiaramente ok, ci sta, dobbiamo impegnarci ancora di più. Volendo possiamo chiedere però ad altre squadre, perché no, andiamo a vedere, perché c'era anche l'Inter da quello che ho visto. O c'erano possibilità anche all'estero, però da quello che abbiamo visto noi potevamo orientarci in Italia, perché ci sono anche lì il Monaco, Paris Saint Germain, ma che davvero? Io provo ragazzi, però penso proprio che ci diranno di no. Ok, il Paris Saint Germain ci penso veramente ci dirà di no. Però qualora dovesse accettare sarebbe molto interessante. Poi non penso che accetterò io, sinceramente, infatti stavo dicendo, non penso che accetterò io, perché alla fine il divertimento con il Paris Saint Germain dopo un po' scarseggia. E tra l'altro non è una squadra che gioca in Italia. Vediamo un po' le altre. Ma io direi di fare un'offerta all'Udinese. O no, non lo so però. Sono... ho qualche dubbio sulle offerte da fare. C'è anche il Verona, però è un po' meno interessante rispetto a come poteva esserlo sullo scorso FIFA. Ma io proverei l'Inter. Anche questa chiaramente è una squadra che molto probabilmente ci dirà di no. Ma comunque noi ci proviamo ragazzi. Adesso giocheremo contro il Verona. Anzi io direi di simularla sta partita, perché non ho tanta voglia di giocare. Salviamo prima. Io comunque faccio tutto in diretta, in modo da non lasciarvi dubbi. E sto facendo tutto in diretta, sto continuando a parlare, quindi spero di riuscire a vincere sta benedetta partita e tornare a vittoria in casa, visto che in casa non vinciamo più. Vediamo un po', guardiamocela tutta. Gol di Gomez, si rompe Bonazzoli, finisce 2-2. Comunque finisce 2-2 con un Livorno che ha pareggiato due volte dopo essere andato sotto per due volte. Si fa male Bonazzoli. Comunque avanziamo ancora con il calendario. Entriamo nel mese di dicembre, che chiaramente adesso sono curioso della... infatti ragazzi dobbiamo ancora fare molto per andare in squadre più blasonate. Comunque Don Sa si fa male ma non è nulla di grave, mentre penso che la cosa grave sia lui. Ah no, neanche. Perfetto. Lui vuole essere ceduto. Ragazzi, però adesso chiaramente ho qualche dubbio, perché io volevo fare una stagione un po' così, transizione a Livorno per poi cambiare squadra. Chiaro che siamo anche decimi, quindi stiamo facendo veramente molto bene, dovendo salvarci da pronostico. E sia, vabbè, Paris Saint Germain e la Roma lasciamoli verde. Però anche l'Inter ci ha detto di no, adesso io proverei un'altra squadra, anche perché ripeto, non so come funziona. Però un po' di incarichi vorrei chiedergli in anticipo, appunto. Magari potremmo provare chi?
problema, ragazzi, è che capitevi, io adesso sto siamo qui su possibili incarichi. Perché mettete tra possibili incarichi anche il Paris Saint-Germain o comunque la Roma, se sapete già che non accetterà mai? Io proverei l'Udinese a questo punto, perché comunque gli obiettivi che ci sono sono già più alti rispetto a quelli, tra l'altro l'Udinese sarà il nostro prossimo avversario, rispetto a quelli che è Livorno. Vediamo un po' se ci danno una risposta proprio prima di giocare questa partita. Sì. Ok, restiamo in attesa di una tua risposta. Allora, però ragazzi, qui, tanto comunque non avremmo giocato con la partita con l'Udinese in questo episodio, io chiudo qui. Quindi ditemi voi se volete che passi ad allenare l'Udinese, sapendo che appunto il curriculum allenando una squadra che già ci chiede di qualificarci per la Champions League potrebbe rispecchiare poi gli obiettivi che ci chiede una big per allenarla poi in futuro. È chiaro che poi magari ci può essere qualcuno di voi che è rimasto affezionato a questa parentesi a Livorno, che comunque nei commenti poi mi dirà no, Fede, però almeno finisci la stagione, quindi voi ditemi, poi io prenderò atto e deciderò cosa fare. Il video è finito. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, lasciatemi un commento appunto qui sotto con con la vostra opinione, iscrivetevi al canale se volete rimanere in contatto con me, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, anche quelli nuovi perché ne ho aggiunti alcuni, quindi passateci. Noi ci vediamo con i prossimi video, a presto!